Eccoci qua, quando la nostra seconda nave si apre. E per, vi ricordavate l'ultima puntata di Alan for Fire Wake, dove c'era il nostro amico Barry White, l'amico Barry White, che era lì nell'intento di spingere un cancello che doveva aprirsi. Noi dovevamo dargli una mano, ma eravamo più felici a guardarlo così, a dire, però ignoratissimo che sei anche. Però a un certo punto diciamo, vabbè dai, niente, andiamo avanti, perché sennò non può mica salire, gli verrà mica un R, magari si caga addosso, che schifo. Via, spingi. Spingi giù. Oh, tutta sta fatica dovevi fare. Quella deve essere la fattoria. Gli hai dato una spallata. Ok, andiamo. La fattoria è un posto da sfidati. Ma dovremmo sentirci a casa allora. È vero, perché no? Pur qua pa. Valhalla, Valhalla, spingi. Spingi Valhalla, ignoratissimo, ti do la mano. Toh! Momenti cade, che brutta razza. L'ho messo. Le luci sono spente, controlliamo la cassetta dei fusibili. Le cassette di fusibili solito nel sottoscala. Qui la macchinetta del caffè. Questo è uno sgabuzzino, non è un sottoscala. Niente. Apri, madonna mia. Qua ci sono. È tutto molto ordinato. Non toccare niente. Barry for Fire. Le cose dell'IKEA. Una cameretta. Letto. Niente, non. Non riusciamo a trovare il bandolo della matassa. Allora, il bandolo della matassa. Esamina. Di sotto non c'era corrente, ma avrei potuto riattivarla lavorando alla cassetta dei fusibili. Ok. Lei ci ha detto. Di sotto non c'era corrente, ma avrei potuto. Ho capito, la cassetta dei fusibili. Ti darei una testata, guarda. Ma la cassetta dei fusibili. Levati, Barry. Madonna mia. Sei stufo. La cucina. Raccogliamo il thermos di caffè. Hanno sbragato anche il frigo. Che vergogna sei. Niente. Andiamo su ai piani superiori. No, ma non può essere su. Questo posto sembra abitato. Pensavo che gli Anderson fossero lì più così. Qua? Sì, ma non credo che riescano a tenerli a bada alla clinica. Scappano ancora. Spesso e vengono qui a sbronzarsi. Non male. Che non musica è. Da paura. Allora, cogli pagina manoscritto. Ma fatemi capire, Johnny, ma voi i fusibili dove li tenete? Qua? Qua no. Oh, abbiamo trovato la scatola dei fusibili, maledetti voi. Ripara. Ah, così, l'ha aggiustato. C'è lo stereo dappertutto, ci sono le multicasse. Find the lady in night. Non c'è nessuno. La musica? Sì. Sì, la sento. È pesante. Dobbiamo scoprire da dove viene. È questo il messaggio di cui parlavano gli Anderson. È per questo che siamo qui. Ah, dobbiamo cercare. E allora dobbiamo andare giù, dai, ho capito. Dai, la trae la lady, dai. Deve essere quella vecchia pazza ossessionata dalle lampadine. Sì. Cinzia Wick. Ah, ho capito chi era. Deve essere lei. Ho capito, ho capito. La lady, suona. Basta. Madonna. Arriva il Gattiger adesso. Ehi. Ci darà qualcosa di molto strano. Fofai. Ha detto anche Fofai. Ok. Bene. Dobbiamo trovare Cinzia Weaver. Passeremo sì. Qui la notte e torneremo in città non appena farà luce. Ok, Johnny. Ehi, Al, manca parecchio all'alba. Rilassiamoci un po'. E rilassarci significa sbronza. Strangugiamoci un po'. Barry, questo. Non si fa. Perché? Ok, dai, una bottiglia a testa. Crepi l'avarizia. Arriva qualcuno dall'alto, come Mary Poppins. Mi spiace per Alice. Scusi? Seriamente? No, dai, dico. Noi non andiamo d'accordo, ma lo troveremo, ok? E anche se sei un bastardo svitato, starò al tuo fianco a qualunque costo, sempre Al. Sei come un fratello. È andato. Sono uno scrittore, dannazione. Cioè, si è portato ancora lo scatolone. Potrei scrivere 10 libri all'anno. Ecco. E sarebbero tutti i migliori dell'anno. No, non potresti. Ha dato. Esatto, non posso. Ma potrei. Sono uno scrittore. Cosa? Ma sì, che troppo cosa c'è in questa roba? Sento come se il cervello mi uscisse dal naso. Lupo la formula con i mentecati e sarò un miliardario dell'alcol.
è andati. Tanto, Barry. Vorrei tanto fosse qui con me. Lo so, gli effetti dell'alcol. Andrà tutto bene. Vedrai. Che c'è problema? Pesantezza di stomaco. Tornato il cartonato. Eccoci qua, fantasma. Il fantasma Formage. Ancora qui siamo. Non ci credo. Ma cos'è un incubo? Un... Alice, sto arrivando! È tutto a posto! Arrivo! Era un folle sogno ubriaco, ma al tempo stesso era molto di più. Era la verità. Un ricordo sepolto risvegliato dall'alcol degli Henderson. Madonna! Ero là, un osservatore di me stesso. Era la notte in cui io ed Alice eravamo arrivati a Bright Falls, la notte in cui scomparvo. È vero, è vero. Avevo un'opportunità per scoprire cosa fosse successo. Mi ricordai di essermi sorpreso che il cottage fosse Alice! Alice! Alice non avrebbe mai spento le luci. Caduta, è caduta. Finita nell'acqua, salvala. Ricordai di aver intravisto Alice sott'acqua mentre sprofondava lentamente nell'oscurità. Salta dentro. L'ultimo ricordo di quella notte era di essermi tuffato per salvarla. Poi, la prima cosa che ricordavo era di essermi svegliato nell'auto incidentata e di aver trovato le prime pagine del manoscritto. È vero, osserva. Eccolo lì. Riuscivo a trovarla in quell'oscurità. Dovevo aver pensato fosse annegata. Ok, ci siamo. Alice! Jagger aveva Alice. Alice. Quindi aveva me. Alice! No! Ero stato una preda facile. Guarda il cottage. Chi c'è la finestra? Alice? Forse non è affatto annegata. È sempre stata in casa. Alice! Sì. La presenza oscura mi aveva toccato, affondato gli artigli nella mia mente e mi aveva usato come un fantoccio. Un fantoccio, uno scemo. Salta dentro, vai! Deve essere qui da qualche parte. Forse di sopra, nello studio. Alice! Sì, ecco dove si trova. Puoi chiederle scusa. Alice! Io odio. Farete una risata e vi lascerete tutto. È vero, sì, come no. E poi di là. Alice! Alice! Non è qui. Non è. Sei stato sciocco a pensarlo. Porcaccia ladra! È morta. È morta. Annegata. No, no, no! Tua moglie è morta per colpa tua. Tutta colpa tua. Sei una bestia. Posso solamente aiutarti a scrivere. No! Oh, calmati, c'è ancora speranza. Coldron Lake è un posto speciale. Sì, eh. Il potere di cambiare le cose. No, non fare così. Voleva che tu scrivessi. Scrivi. Ti dirò cosa devi fare. Ignorante. Alziti. Come on, baby, let my fire. Che brutta che sei. Puoi scrivere del suo ritorno. La storia diventerà realtà e tutto tornerà. È vero. Lei aveva Alice e il manoscritto. Ce l'ha lei. Riscatto. Maledetta. Chissà dove. Tuzzulia. Sì. Scriverò. Riuscirò. La porterò indietro. La farò rivivere. Che rottura maledetta, te quella schifosa che sei, lugubre. No, l'ho scritto io. No, non l'ho scritto. Ora ricordavo sì, tutto. Forse sì, è vero. Nell'oscurità avevo scritto per giorni, una settimana, quasi un intero manoscritto forse di un romanzo intitolato di Barger. La Jagger era il mio revisore, mi sussurrava all'orecchio in modo che la storia la rendesse ogni momento sempre più potente. Credevo di salvare Alice. La luce. Nonostante avesse imbrigliato la mia mente,
una parte di me era stata abbastanza lucida da inserire una via di fuga nella storia. Una luce nel cottage che mi avrebbe liberato prima era di lei che... Per interrompere il racconto prima della sua fine. E la storia divorava tutto e tutti. Zane era debole e lontano, ma lo aveva inserito nella storia e la sua luce era stata sufficiente a liberarmi. Eccolo lì. Lei non è qui ora. Il dominio della Michelin. Perché così è scritto. Ho portato la luce per liberarti. Chi sei? Fare in fretta. Scoprirà che sono qui. Tornerà presto. Ma chi siete? Beh. Ho rubato il corpo della mia Barbara molto tempo fa. Sembra della così mia... vecchia. Della mia Barbara? Barbara. Eccoci. Torna. Ma allora, ma cos'è sto casino? Confuso e stordito, con la mente consumata dall'oscurità e dal terrore, non potevo fare altro che scappare. Eccoci qua. Ok. Guarda. L'abbiamo preso. Forse no. Chi lo sa. La settimana nel cottage mi aveva segnato. Stavo perdendo conoscenza sempre più in fretta. Scappa via. Ok. Via. Era di certo costato molto a Zane scendere ancora più a fondo nel buio che stava scandagliando. Ma era riuscito a indebolire la presenza oscura, proteggendomi quella notte. Giù, via! Più veloce della luce! Eccoci qua. Fine. Fine dei giochi. Ci ho fatto male. Ci ho fatto male a un lobo. L'ho scritto io. L'ho scritto io. È colpa mia. È tutta colpa mia. Esatto. Eccoci. James Joyce. È colpa tua e la pagherai per questo. No, no. Ah, ci siamo. Ci siamo imbattuti in qualcosa di. Proprio. Allora, cosa dite? È fine del quarto episodio. What's the point of me? Vabbè, che dire, non si sa bene. Potrebbe anche darsi che magari porteremo avanti il nostro caro amico Alan for Firewake. Fateci sapere con un bel like e un bel super spollicione gigantesco. Iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. Ci sono in descrizione novità per quanto riguarda la nostra crew. Ci rifletto. Comunque, detto tra noi, sarebbe anche ora di finire questo maledetto Alan for Firewake. No, cosa dite voi? Non si può. Quanti sono questi episodi? 27? Non si sa. Boh, lo scopriremo più avanti. Per ora è tutto dal vostro amico Alan for Firewake. Cosa c'entra? Dal vostro amico Alan. Alan, ancora? Allora non sei a posto. Dal vostro amico Alan, 74 grave. Sì, rampete. Heart is a ghost town.